Buonasera, mi dio sfogo. Sono arrabbiata, di più, furiosa, di più. Ho superato ogni limite, ho avuto pazienza fino adesso, ma adesso basta. Non intendo più stare zitta. Adesso aspettate perché devo leggere quello che Calogero mi ha scritto. Allora. Cioè no, bla 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 bla. Oh, atontolo, cretinetti, chiamate come te pare. Ma te senti quando parli? Cioè, a parte che nel suo video si vede palese, si evince proprio in una maniera lorda, schifosa, che stai leggendo, uno. Seconda poi, non usi una dialettica che ti appartiene, ma te l'ha scritta tua moglie, perché quando parli in live fai dei discorsi sconclusionati, non hanno né capo né coda, come quello del Vaticano che sta all'estero. Ma quando tua suocera ti dice che sta, sì, è una Vaticano, è uno stato estero, ma sta in Italia. E tu gli hai detto, sì, ma sta all'estero, quindi non sei tu che parli, ma è tua moglie. Poi noi non ci dobbiamo permettere di toccare tua madre e tua suocera e la tua famiglia. Bene, quando tua moglie smetterà di chiamare Culogero il mio compagno, forse io la smetterò. Quando tua moglie smetterà, io parlo per me, di minacciarmi di farmi chiudere il canale, io mi fermo. Per il momento, finché voi non la piantate di minacciare, intimorire, ricattare gli altri YouTuber, perché io mi definisco più YouTuber di te. Forse smetto. Quando tua moglie e tu mi chiederete scusa e tua suocera mi chiederà scusa pubblicamente, forse la smetto. Io non mi dimentico quando tua suocera parlò di Calogero chiamandolo Culogero, dicendo che dietro ai vostri giochini c'eravamo noi. Adesso capiamo il siciliano, adesso ho capito perché dalla Sicilia sforna certi elementi. Caro Trontolo, cretinetti, io queste cose non me le dimentico. Ricordati che io non me li dimentico. Ora che cos'è? Stai minacciando di nuovo? Ci denunci? Perché noi, ma, vabbè, vi definisco YouTuber. Non vi permettete, ma chi sei? Noi non ci dobbiamo permettere, ma non ti permettere né tu, né tua madre, né tua suocera. Difendi tua suocera? Ah, la difendi tua suocera? Tu con tua suocera vai a convenienza, quando ti fa comodo la difendi, quando non ti fa comodo non la difendi. Ah, e come la tratti tu tua suocera? Quando voleva farla da padrona, a tuo dire, perché voleva comandare sul tuo canale. Però quando te cagavi sotto con la diarrea, perché mangi porcherie dalla mattina alla sera, l'hai svegliata dentro al letto. Mamma vai a sostituire Davide. Mia madre non presenzierà più le mie live, mia suocera non verrà più nelle mie live. Quando però te l'hai trattata come un cane, te e tua moglie. Poi però quando si è accorto che la tua suocera ti serve, perché se no non fai una lira dalle tue live, allora mo la difendi. Senti, sai che vi dica a tutte e due, andate alla piander culo e nascondetevi dentro a un buco grosso 400 metri di profondità, manco una buca, una voragine, perché lì state bene. Ma io dico, ma non te ciechi, non te vergogni? Ripeto, quando tu, tua moglie e tua suocera mi chiederete scusa pubblicamente, perciò capi. Poi tu non guardi i contenuti degli altri perché a me non mi interessa quello che dicono gli altri. Però stranamente tua moglie nella live dell'altro giorno, ah, mi è venuto giunto che quella di Soriano continua a parlare, a prendere per il culo mio marito, e mi ha minacciato di nuovo chiamando Culogero se non ti soddisfa. Oh, a cretinetti, io non finirò finché voi non sparirete da YouTube, perché voi mi dovete pagare tutto quello che mi avete fatto da YouTube, da quando sono arrivata su YouTube adesso. Ok? E tutti i soldi che mi avete fatto perdere li sto riguadagnando alla facciaccia vostra. Io lo dico apertamente.
Ma ci metto la faccia e non sto a leggere con più regalo cretinetti. Ok? Ma io non sto offendendo a livelli vostri. Io sto solo perculando e parlando dello schifo che voi stessi state facendo su YouTube. E poi di a tua suocera che la difendi tanto, ne risponde un po' meno arrogante nei commenti. Ma te sei accorto come risponde tua suocera sotto ai commenti? Pezzo di M, senza cervello. Ma vattene a nascondere tu e quell'essere immondo che hai vicino. Almeno per quanto riguarda il mio canale, io la smetterò quando riceverò le scuse pubbliche da te, da tua moglie e da tua suocera, da tua madre e da tuo padre. Perché io quel video ancora circola su YouTube. Capito, caro Credinetti? Quindi a me paura non me la fai. Beh, ci denuncia a tutti, ecco, per quanto riguarda me, tutto, lo vanno a fare la denuncia. Quella che tua moglie diceva di avermi fatto da 4 anni fa. Manco la controdenuncia, ci avete il coraggio di fare a quella che vi ho fatto io, perché sapete che state in torto. Ma tanto noi poi ci incontriamo in udienza, voglio proprio vedere come fate a venire a Viterbo. Detto questo, volevo augurare buona cena e buona serata a tutti i miei carissimi, a tutta la mia carissima community, i tuoi fan che ti fermano per l'autografo. Oh, e tanto se non ti fermano per Sonave, altro che autografo, vi dovete ritenere fortunati. Perché è vero, con tutte le cazzate che sparate, con tutte le offese, con tutto quello che fate, dovete ringraziare Dio che ancora mi hanno pestato. Dio, che paura, ragazzi, avete indossato i caschi e i giubbotti anticazzate del tontolo. Leggi, leggi tontolo, leggi, leggi. Vedo che sei imparato a leggere pure, eh? E già un passo avanti.